giocavamo male, pazienza, raccattiamo il pareggio e portiamo a casa questo. Un pareggio, però diciamo che nel finale ci pareggio sono state diverse polemiche. Pareggio perché l'arbitro era per il Milan, se no fosse il pareggio non c'era. Dello stesso parere? Condivido. Cosa poteva fare in più la Fiorentina, magari nel primo tempo qualcosa? Perché si la maglia rossoera. Allora forse. No, abbiamo subito specialmente al centrocampo. E poi due infortuni ci hanno un po' tagliato le gambe. Non sono stati i cambi giusti. Poi Joaquin messo in campo e poi elevato nuovamente. Doveva levarlo prima. Che Joaquin proprio stava stretto. Ha deluso. Per me sì. Non è stata una gran partita della Fiorentina, comunque il rigore per il Milan. Poteva fare di più la Fiorentina magari nel primo tempo. Poteva fare di più, ma anche l'arbitraggio direi poteva fare. Quindi è l'arbitro alla fine che ha decretato il punteggio secondo direi lei. Decisamente. Oltre a aver giocato male l'arbitro, sinceramente non capisco questa situazione di impunità da parte degli arbitri. Non riesco a capire, poi oggi ci siamo messi anche del nostro perché comunque sia non abbiamo giocato all'altezza della Fiorentina e ci dispiace, ora guardiamo se in Coppa riusciamo a rimediare a questo pareggio, perché la squadra c'è, quest'anno ci si diverte, la gente viene allo stadio e quindi sarebbe un peccato che anche quest'anno ci fosse dei brutti scherzetti da parte della classe arbitrale. Una Fiorentina che ha perso prima Cuadrado, poi Mario Gomez, insomma non è andata bene neanche dal punto di vista degli infortuni. Ho perso Cuadrado, Gomez, Pizarro è stato espulso 1-1, oggi proprio una giornata nera, peccato davvero, ripeto, però c'è il rammarico, guardiamo perché la rosa è ampia, gli infortuni sono qualcosa che nel calcio ci possono stare e quindi speriamo che ora... Abbiamo visto Jakubenko, speriamo di vedere anche qualche un altro, tipo Rebic oppure Volski, che possono dare una mano alla causa più. Sì, sono arrabbiato, non mi contengo perché poi sono già un po' più a freddo, stiamo valutando le cose. Arrabbiato, partita maledetta, sono preoccupato anche per Gomez, anche se non è gravissimo, però parliamo di settimane sicuramente, alcune settimane. Bisogna partire da questo, cosa vi dire? La squadra alla fine stanno portando a casa il risultato. Contro un ottimo Cagliari, sapevamo che era una squadra messa bene in campo, non ci ha dato spazio, peccato perché poi però siamo lì tutti lì vicino. Pizarro ha detto a parte delle cose gravissime, poi è stato molto chiaro anche il nostro allenatore, che anche l'ha detta in diretta quella parola, poi una parola grave, però da oggi grave, una parola non gravissima. Non la voglio ripetere, magari cosa dicono in Sicilia, la chiamano, non si può dire, forse è meno, è un po' più leggero, però allora da oggi mi aspetto per tutti, se questa parola è definita così giustamente, se è stata definita così gravissima, allora sarà la stessa situazione poi per tutte le squadre. Peccato perché un buon arbitro come De Marco oggi è stato, non ha incappato in una giornata nota, rigore era netto. Lo ridisco bene a Scardi, non mi sembra che ci siano dubbi, quindi quei rigori lì si danno, è chiaro, e se no non ci attacchiamo però a rigore, domani bisogna subito essere al Milan, anche Cuadrado, dato, anche Cuadrado qualche settimana starà fuori, anche lui, quindi usciamo veramente una partita maledetta, usciamo con due giocatori così importanti, per fortuna abbiamo degli ottime sostituzioni, che vi posso dire? Sono molto amareggiato, anche arrabbiato. Ci sarà modo di chiedere più tutela, Presidente, con questa squadra? Adesso tutela, sai, facciamo sempre i soliti discorsi, tutela o non tutela, devono essere forse un pochettino più concentrati, situazione così, anche più determinati, a rigore, sono tanti lì in campo. Ripeto, questo è un ottimo abito di Marco, quindi oggi è proprio... Ma quando si rivedrà le immagini questa sera lo capirà anche lui. Al Milan ieri sera deve andare a fine rigore simile. Non l'ho vista la partita. Simile a questo nostro? Non ho ancora visto l'immagine. Poi non era neanche il 90. Ragazzi, adesso pensiamo subito alla partita di Coppa. Abbiamo perso due punti, è vero. Il campionato è così lungo. Adesso cerchiamo di riprendere gli infortunati. Adesso guardiamo bene Gomez e Cuadrado. Amareggiato per non dire altro, io so che sono sempre composto. Pensiamo subito a giovedì e domenica. Presidente, si fa più cosa la rosa notare di adesso mister, valide sostituzioni. Valide sostituzioni.
Ecco, sentite i tifosi, magari stasera sentite un po' i tifosi, no? Beh, non esageriamo, dai, addirittura, vedi? L'avete mai visto? L'ha visto? No, piazza di Firenze così, arrabbiata. No, bene, abbiamo avuto le cose negli anni, non è quello. Dopo che Pizzarro è sanguigno, lui ha quella sempre difficile. Però ripeto, se quella parola è considerata è grave, è volgare, noi tutti l'accettiamo. Però da oggi quella parola sarà giustamente fatta rispettare in tutti i campi. Ci vuole giurisprudenza da questo punto di vista. Valuteremo, se sono nuove decisioni che hanno voluto gli altri, noi le accettiamo anche in un modo sereno. Da oggi valuteremo tutto. Anche perché Montella così arrabbiato non l'avevamo mai visto. Abbiamo tempo di smettere su questo gioco, dobbiamo pensare subito alla prossima partita e vedere gli infortunati, quella è la cosa che mi preoccupa di più. Grazie. Grazie al il pareggio secondo me è giusto, perché alla fine non c'è stato un dominio assoluto come al solito da parte della Fiorentina. Solita sfiga, però sì, abbiamo anni accumulati di sfiga, si fa male Gomez, Cuadrado, Pizarro fuori. No, come? Non c'è una volta che ci vada bene, quando siamo. Cosa poteva essere fatto di più da parte della squadra? Abbiamo visto addirittura Montella costretto a mettere Joaquin, l'ha levato. Sì, sicuramente anche qualcosa a livello di squadra non ha funzionato, ma Pizarro comunque stavo obbligato a fare prima un cambio forzato e poi Pizarro non so perché non ha partito titolare. Magari lui con l'assenza di Pizarro. Sì, come sempre. Poi vabbè, ci sono anche questi giornate che non ti capisci, esatto. Ok, grazie.